Ciao! Allora, prodotti preferiti del mese di settembre sono 8, ma ne parleremo molto velocemente. Allora, per quanto riguarda il make-up, mi piace moltissimo questo smaltino di Bottega Verde che costa un euro e qualcosa, è quello che mi vedete sulle unghie, è proprio un rosso scuro che mi piace, si chiama Rouge Noir se non sbaglio. E mi piace il colore, mi piace l'intensità, si stende bene, la tenuta anche non è male, quindi per un euro e qualcosina. Poi a me piacciono gli smaltini piccoli perché almeno non faccio in tempo ad annoiarmi o a farli seccare. Poi un altro prodotto sempre di Bottega Verde, sono tre tra l'altro fra questi otto che mi piacciono molto, è questo fondotinta che inizialmente non mi aveva convinto per niente, però in realtà è un periodo in cui non ho particolari problemi di pelle, quindi questo che in realtà è abbastanza leggero, è più qualcosa in più di una crema colorata, diciamo fra un fondotinta e una crema colorata, e mi ci sto trovando anche abbastanza bene. L'ho comprato scontato all'incirca 4 euro e io sto utilizzando in questo periodo il color nocciola, quindi non male anche questo. L'ultimo prodotto di Bottega Verde lo vedremo dopo. Poi sto utilizzando tantissimissimo questo fard in crema di Alverde, questo è il colore 03 Plum, ce l'ho su anche adesso, è questo, ed è perfetto per il tipo di abbronzatura, tra virgolette, che mi è rimasta, sembra marroncino, ma poi sul viso diventa veramente perfetto con l'incarnato e mi piace proprio tanto. Un altro fard che sto utilizzando tanto, un altro blush, è questo campioncino di trucco minerale che mi ero fatta mandare nell'ultimo ordine che avevamo fatto un milione di anni fa con le mie colleghe, ed è questo origami. Io non l'avevo preso ai tempi quando era uscita la collezione, forse kawaii, qualcosa del genere, ma mi piace veramente tanto e a differenza di altri blush che ho della Neve Makeup, questo mi sembra abbia la polvere più fine, non lo so, ho questa impressione che si stenda meglio, ha meno grumini, è proprio una polvere impalpabile, fine, 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 mi piace tantissimo. Ok, fine per i prodotti, fine dei prodotti make-up. Ah no, avevo anche un altro mascara che col quale mi sto ritrovando bene ed è il Voluminous di L'Oreal che per un po' avevo accantonato, adesso sono in fase fine di tutti i mascara che ho, quindi li sto ripescando per fare poi il cambio invernale, diciamo. E il Voluminous di L'Oreal mi ci sto trovando molto molto bene. Poi, questo qui è un prodotto che in realtà dovrei mettere anche fra i preferiti di agosto, anzi forse l'avevo messo, non me lo ricordo. Comunque è questo fondotinta della Garnier, della linea Mineral, e devo dirvi la verità, lo metto la mattina e fino a sera zero problemi. Quindi se siete alla ricerca di un deodorante da supermercato, vi suggerirei di dare un'occhiata a questo qui di Garnier. Poi, come dicevo nell'ultimo video, super super promosso questo idratante di Lavera, e per l'idratazione, e per il prezzo, e per il profumo, e anche questo ha una quantità di 150 ml che fa sì che io non mi stufi, perché di fatto a me piace cambiare colori, cambiare profumi, e quindi quei prodotti giganti, per quanto magari convengano a livello di prezzo, poi dopo un po' mi stufo, mi viene voglia di qualcos'altro, invece con queste taglie qui non si butta via niente, ecco, non si fa andare a male il prodotto, non ci si stufa, dura un mese, secondo me un mesetto, a meno che voi non vi facciate il bagno nell'idratante, nella crema, dura e quindi poi anche in tinta col mio muro dietro, quindi direi perfetto e lo promuovo alla grande. Un altro prodotto promosso è questo shower gel della linea Yes to Carrots, di cui ho fatto una review che pubblicherò presto. Allora, questo mi piace e come prezzo, perché scontato avevo pagato mezzo litro 5 euro. Mi piace il profumo, mi piace il colore, mi piace il packaging e poi mi ci trovo bene anche come shampoo, quindi è un prodotto ambivalente che promuovo. L'ultimo prodotto, il re del mese di settembre, proprio tifoseria da stadio, è, come potrete ben immaginare, il fluido volumizzante e arricciante di Bottega Verde,
prodotto scoperta dell'anno che state comprando in tante, tra l'altro mi scrivete su Facebook, ah, sono dalla Bottega Verde, l'ho preso anch'io, blibibibibibi. Mi pare che tutte vi ci stiate trovando abbastanza bene, io continuo a utilizzarlo, non ho asciugato benissimo i capelli oggi, quindi non rendono al massimo. Però questa è stata una bellissima scoperta e tra l'altro vi anticipo che ho fatto un ordine con mia sorella da Fitocose e ho preso il loro gel per capelli perché una ragazza mi ha detto che trova che l'effetto su una sua amica, se non sbaglio l'ha provato, sia simile a questo qui. È in più un prodotto totalmente verde, quindi non vedrò l'ora che arrivi il pacco per provarlo e per farvi sapere. Ok, fine prodotti di settembre, non c'è niente di particolarmente entusiasmante, me ne rendo conto, però è una scusa per fare il riassunto dei prodottini che si stanno utilizzando in questo periodo, perché magari vi viene in mente qualcosina anche a voi. E basta, vi saluto e a presto.